Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Avete presente quando avete sonno e vi mettete su un letto stesi a pancia in giù per cercare di addormentarvi? Avete mai notato che stranamente, quando iniziate a rilassarvi vi sentite scendere verso il basso, ma allo stesso tempo provate la sensazione che qualcosa stia uscendo fuori dalla vostra schiena? È la vostra anima che vi sta abbandonando. Quando vi svegliate non accusate nulla a riguardo, aprite gli occhi come nulla fosse e magari pensate: avrei voluto dormire un po' di più. Ma ormai siete svegli, la vostra parte metafisica è tornata dentro di voi e potete riprendere a vivere la vostra giornata. Ma cosa è successo alla vostra anima? Ha viaggiato verso un'altra dimensione, la dimensione dei sogni. Tutto ciò che accade lì è reale. La vostra anima fa una vita parallela, ma può viverla solo quando il vostro corpo non la blocca dall'uscire fuori. Incubi e sogni non sono cose immaginarie, sono ciò che la vostra anima vive mentre voi non potete controllarla. Vi starete chiedendo: e perché posso vedere ciò che vive lei? Beh, la risposta è semplice. Quando ritorna nel corpo, ogni cosa viene registrata nel nostro cervello e una volta finito il trasferimento, vi svegliate. Vi hanno mai svegliati mentre fate un incubo? Abbiate la prontezza di riflessi nel controllare che nulla sia uscito dalla dimensione dei sogni. Potrebbe non essere un'esperienza molto piacevole.